Intervento a tutto campo del consigliere di Movimento Libero Angelo Mazza che dopo il Consiglio comunale di lunedì torna sui temi più importanti discussi nel corso dell'Assise il debito fuori bilancio relativo a Piazza degli Etruschi e la questione sottopasso. Diciamo che quello che si è visto in Consiglio Comunale è stato un teatrino, però sul debito fuori bilancio posso dire come capogruppo e membro di Movimento Libero ci siamo assunti la responsabilità, visto che c'era una sentenza, di votarlo. C'è da fare una discussione ampia ed è stata fatta in Consiglio Comunale, ci sono delle responsabilità. Esorbitanti dalla vecchia amministrazione perché non possiamo tollerare che oggi noi paghiamo un debito che è fermo al 2015, quindi c'è una sentenza che è ferma al 2015 di un canone di fitto di 10.000 euro mensili di un terreno che è stato, non è stato mai preso di possesso dall'ente. Oggi, eh, cosa. Abbiamo chiesto noi in Consiglio Comunale alla nuova amministrazione, mettendo una pietra sopra il passato, è capire che ci sono nove mesi che fanno capo al governo Lanzara. Quindi noi abbiamo ancora oggi un contratto in essere con la proprietà del Plato. Oggi io ho chiesto fortemente al nuovo governo di capire qual è il proprio indirizzo su quell'area. Se si può fare una trattativa con il privato e capire che su questi soldi che noi togliamo ai cittadini possiamo avere un'opzione sull'acquisto, oppure il nuovo governo deve avere la forza di dire che quel terreno non rientra in un'idea progettuale di sviluppo sull'urbanistica della città. Io ritengo, come Movimento Libero, ho detto anche in campagna elettorale, che quell'area che è adiacente al Museo Archeologico Nazionale è al Tabacchificio Ati, un ex contenitore industriale che da anni facciamo delle battaglie perché è ricoperto da amianto. È adiacente a queste due aree, alle spalle di una chiesa, quindi rientra eh, in un posto nevralgico per rilanciare e per mettere insieme il quartiere di campo sportivo al centro della città. Quindi bisogna fare una valutazione attentamente e, soprattutto, oh, sul Sindaco l'ho invitato ad aprire un ragionamento serio. Non possiamo dire semplicemente che il passato ha fatto delle scelte scellerate, e questo è il dato di fatto, ma dobbiamo avere la capacità di andare oltre perché ricordo al Sindaco che oggi ci. sono sono nove mesi che competono al governo Lanzara. Quindi loro hanno l'obbligo di dire alla città cosa vogliono fare. Nei prossimi giorni avvierò una documentazione, protocollerò un documento al Governo di far ripulire quell'area visto che è di possesso dell'amministrazione. Si è parlato anche di sottopassi, di sottopasso pedonale, sottopasso veicolare. C'è questo accordo che ha raggiunto il sindaco con Rete Ferroviaria Italiana, lei cosa pensa in merito a questa situazione? Penso che oggi eh, se c'è da fare un plauso ribadisco ciò che ho detto in Consiglio Comunale, io sono pronto a farlo pubblicamente se il sindaco ha fatto il sindaco, oggi lui ha l'onore e l'onere di sedersi nelle stanze. Con gli organi di competenza ho appreso pubblicamente e ecco anche con dei manifesti che abbiamo avuto un finanziamento da RFI di un milione di euro. Ribadisco che ad oggi Per la realizzazione del sottovia pedonale, ricordiamolo: Per la realizzazione del sottovia pedonale che verrà fatto dove oggi c'è il passaggio a livello, ad oggi non c'è nessun atto negli uffici comunali quindi prendo per buone le parole del sindaco voglio dargli credibilità e soprattutto eh, capisco che c'è una filiera eh, politica perché lui ha menzionato una persona che stimo, Luca Cascone che con il suo impegno politico insieme e in sinergia hanno portato questo finanziamento, ma ad oggi la proposta di Movimento Libero che è stata ribadita all'interno del Consiglio Comunale è di capire, siccome oggi il governo dice che Venerdì il sindaco, faccio l'ulteriore appello, farà una nuova convenzione perché abbiamo azzerato la vecchia convenzione del 2008 che c'è tanto da valutare ma è inutile che torniamo a parlare del passato perché è acqua passata. Ma nella nuova convenzione se il sindaco ha avuto questa capacità di dialogare con RFI e di ottenere un finanziamento per un sottovia pedonale. Deve fare un ulteriore sacrificio verso la comunità e tutelare quanto più possibile l'interesse della comunità. Oggi c'è un quartiere isolato, abbiamo un'opera quasi consegnata all'ente che è il sottopasso di via Alfani, dove possono passare le automobili. Noi, la nostra proposta è questa: aprire parzialmente il sottopasso di via Alfani. In via sperimentale e far sì che il passaggio a livello possa rimanere aperto fino al giorno in cui iniziano i lavori del sottovia pedonale. In quel caso, come Movimento Libero, sono pronto a fare un plauso al sindaco. Ma oggi. Voglio prendere per buono le sue parole su un milione di euro e quello che ho detto lo ribadisco. Anche lo studio di fattibilità di questo milione di euro. Perché voglio capire se per la realizzazione del sottovia pedonale ci vogliono un milione di euro o possiamo anche sfruttare quei fondi per fare un lavoro di ripristino su un problema che abbiamo in quelle aree sulle rete fognare. Quindi, Siccome non penso che in 30 giorni RFI può realizzare un sottovia pedonale, noi lo scenario è questo, avremo il sottopasso di via Alfani chiuso per i prossimi 7-8 mesi minimo e inizieranno i lavori sul cantiere se andiamo bene nei prossimi 6-7 mesi. Mi auguro di sbagliare, ma c'è una procedura per quando RFI può velocizzare, c'è una procedura da rispettare, quindi non riesco a capire... Perché non aprire parzialmente il sottopasso di Via Alfani anche per avere un modo di capire se quel sottopasso è un sottopasso che consegniamo alla città in modo efficiente, se riusciamo a uh, veicolare il traffico, se alle piogge riesce a sostenere? Immaginiamo che l'apertura contestualmente alla chiusura può dare una paralisi in quell'area della città, che è Casi Parrilli. Siccome il sindaco oggi ha la forza, di fare una nuova convenzione rispetto alle scelerate scelte fatte del passato, io chiedo al sindaco di fare una nuova convenzione con apertura del sottopasso e apertura del passaggio a livello fin quando non inizia il cantiere del sottovia pedonale. In quel caso pubblicamente ringrazieremo il sindaco per gli atti che sta portando avanti. Oggi però gli ricordo che lui è il sindaco, è all'obbligo di farlo senza passare più di parlare del passato perché il passato è acqua passata, questo è il tutto.